Platone è tornato. Ed è tornato in perfetto stile platonico. Lontano dalla cultura teatrale, legata alle sale dove tutti guardano la stessa cosa. Platone è tornato nella forma più popolare e ritenuta più alla portata di tutti delle serie televisive. Socrate, il protagonista di quasi tutti i suoi dialoghi, è del resto il primo personaggio seriale della storia. Abbiamo un bisogno disperato di Platone perché il nostro tempo ha maturato una singolare fuga dal dialogo e in generale dalla conversazione. Si tratta, ben vedere, di una fuga paradossale perché il dialogo è ovunque e il modello espressivo dominante sembra essere proprio quello della conversazione. L'imporsi del web e dei social network ha fatto della conversazione un gioco interattivo al quale nessuno si sottrae. Tutti pubblicano immagini e testi che divengono oggetto di commenti e apprezzamenti diversi. Si tratta tuttavia di una conversazione ridotta all'osso e controllata, spesso promossa in vista di una gratificazione immediata o per rendere semplicemente più attraenti determinati contenuti. Abbiamo bisogno di una conversazione profonda. Abbiamo bisogno di Platone. Oggi il lavoro sul dialogo è quanto di più urgente ci sia in termini estetici e narrativi. Fermi sulle nostre posizioni che continuamente autoalimentiamo, immersi costantemente nel fluido della comunicazione, siamo, nei fatti, abitatori di caverne, rifugi perfetti, ma poveri. Per questo motivo occorre ritornare all'unico filosofo che ha fatto dell'uscita della caverna il senso della crescita umana. Occorre ritornare a Platone.